cosa si farà? Intanto siamo riusciti a fare questa assemblea che era stata convocata per l'11 di marzo. Se il 9 si chiusero, l'assemblea annuale che la legge ci impone di fare, essendo una PS, per cui avevamo convocata per l'11 di marzo e il 9 ci hanno chiuso col lockdown. E finalmente noi siamo riusciti a riaprire il fotoclub guarda, combinazione del 9 di settembre. E grazie alla disponibilità di Fabio Mori, che gestisce questo meraviglioso ambiente che è la Casa delle Energie, si può fare anche l'assemblea con un ottimo distanziamento, rispettando perfettamente le norme anti-Covid, per cui riprendiamo la nostra attività. Abbiamo ripreso quella normale. Abbiamo collaborato a fare la foto antiquaria. Per fortuna, anche questo è un atto di coraggio da parte della Fondazione del Centur, e noi riprendiamo la prossima tappa nostra, sarà il concorso fotografico nazionale Trofeo Chimera abbinato al Memorial Piero Comanducci. E giovedì e sabato abbiamo la giuria e alla fine del mese faremo la mostra con le foto premiate di questo benedetto concorso. Nel frattempo, durante il lockdown, io sono riuscito, ho approfittato di questo periodo per scansionare circa 4.200 negative scattate da Ruggero Tavanti tra il 1950 e il 1947 e il 1952, e con Bruno l'abbiamo viste, Bruno figlio di Ruggero, che mi ha dato appunto queste cose straordinarie, e vorremmo con queste fare una cernita e fare di questo affresco, di questo spaccato di vita aretina di quegli anni subito dopo la guerra, fare una grande mostra. Questo è il nostro obiettivo e la nostra ambizione.